I lavoratori Whirlpool sono tornati in piazza, domani c'è questo appuntamento, domani sarà a Napoli anche Patuanelli, non per questo ma per altre ragioni, però sarà qui sul territorio. Non so se lei vuole rivolgere un appello al ministro perché si sblocchi una situazione che ormai sembra ferma da troppo tempo. Sì, non bisogna star fermi perché la Whirlpool non riceverà dalle sue intenzioni, quindi il governo, l'ho detto più volte, deve avere audacia, forza e idee, e può contare sulla città di Napoli che ha offerto idee, ha dato proposte, ha indicato strade. Non possiamo aspettare che il tempo passa, perché altrimenti arriverà inesorabile il giorno della chiusura della Whirlpool e sarà una tragedia. Non bisogna approfittare poi della pazienza costruttiva e del senso di maturità e di responsabilità dei lavoratori e delle lavoratrici della Whirlpool e della stessa città di Napoli. Noi non accetteremo questo destino come ineluttabile. Il governo ha aperto una trattativa, lo ha fatta anche in maniera apprezzabile, però mi sembra che non riesce a indicare la strada della risoluzione, lo deve fare. Non solo perché l'hanno promesso durante la campagna elettorale, non ce le dimentichiamo le parole dell'allora ministro allo sviluppo Di Maio, ma perché è un dovere della Repubblica Italiana tutelare il lavoro che è al primo articolo della Costituzione. Ormai dicono se perdiamo il lavoro si crea un problema di ordine pubblico. L'ho detto, appunto, si trasforma in tragedia, ma questo non deve accadere. Non deve accadere, ed è per questo che la città di Napoli, io personalmente, ci siamo schierati per questa, è una battaglia giusta, non è che si sta difendendo un'azienda decotta. Trovo veramente grave che la Whirlpool lasci aperte tutte le proprie sedi in Italia e delocalizzi quelle di Napoli. Non può essere raccontata come una necessità industriale, una scelta discrezionale, ma il governo deve far valere il rispetto del contratto che fu stipulato oltre un anno fa, e il governo deve far comprendere che se una multinazionale vuole lavorare in Italia deve rispettare gli accordi. E poi la città di Napoli va rispettata, perché questo è il Mezzogiorno che va a testa alta, con orgoglio, con forza, con tenacia, la città è unita, il governo insomma indichi la strada. Tra l'altro al governo abbiamo anche indicato una serie di soluzioni, quindi non è che stiamo scaricando sul governo, anzi noi ci potremmo sottrarre da questa che non è una partita locale, invece abbiamo dato anche indicazioni, quindi si può costruire da un momento di crisi una grande opportunità, far diventare questa la prima fabbrica bene comune del nostro paese.